ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. È un poco strana adesso questa come ripresa e si sentirà sicuramente molto poco, quindi metto il casco e ci vediamo fra pochissimo. Eccoci qua. Allora ragazzi, oggi incominciamo così un po' stravaganti perché andremo a registrare un bel video. Video che sicuramente avrete... Madonna, come sei bella! Ah, da quanto tempo che non la prendo? Colgo l'occasione per mostrarvi per la prima volta le nuove grafiche, tra virgolette. Ho fatto fare gli adesivi, il mio logo con il login YouTube qui sui fianchetti, sia di qua che di là. La scritta Ciro Brescia con la pubblicità per Instagram. Qua sotto non so se si riesce a vedere bene, comunque ve lo farò vedere meglio in un altro video. La scritta Mantis, il nome con un micro login dei fari, appunto della moto, e questa scritta sul cupolino con la striscia SP, molto carina, ci sta, a me piace, che splendore, mamma mia, troppo bella. Facciamola riscaldare un pochino, qui c'è una spia accesa, spoiler. Ecco, qua si può vedere un pochino meglio. Ma mettiamo lo zaino in spalla, visiera giù e come siamo cattivi e possiamo andare. Allora ragazzi, per chi di voi non l'avesse ancora capito da titolo e copertina, oggi ci stiamo recando non a fare un giro in moto, purtroppo, ma dal meccanico per far montare i tubi in treccia alla nostra Mantis. Oh, è un bot! Pescoda, signori! Ho comprato i tubi in treccia di Kevlar tipo 3 di frame tubo per la nostra MT-09SP e non vi sto a dire i motivi per i quali l'ho fatto, penso che ormai si sia capito. Per quanto mi riguarda, l'impianto frenante è uno dei componenti più importanti da upgradare su una moto, considerata anche le prestazioni appunto che hanno queste moto. Non mi sembra il caso trascurare l'impianto frenante. Mamma mia, che goduria questa moto, è uno spettacolo. Va bene ragazzi, comunque siamo praticamente arrivati dal meccanico, quindi direi che ci vediamo direttamente lì. Ah, siamo in anticipo. Perfetto, siamo arrivati dal meccanico, la moto è già praticamente smontata, manca solo la sella, e procederemo al montaggio dei tubi in treccia. Qui è Gianni e ci vorrà tanto tempo, quindi ci vediamo più tardi. Olli, perfetto, come possiamo vedere i tubi in treccia del freno posteriore sono stati montati e qui sotto ci manca qualcosa, però lo vedrete se ci riusciamo in un prossimo video. We'll be right back.
Allora, è passata quasi una settimana dalle clip scorse. I dubbi sono stati montati, ma per una questione di tempo non sono riuscito a chiudere il video e a farvi vedere appunto nulla. Adesso invece siamo ritornati in officina da Gianni. E chi ha aperto questo video? Ha aperto il video sicuramente per cambiare i tubi in treccia, o meglio cambiare i tubi in gomma e mettere quelli in treccia, e perché è interessato appunto a sapere se è un qualcosa di fattibile, semplice, che tubi comprare. Magari non ve lo posso dire in questo video perché ogni moto è a sé, se avete l'ABS, se non avete l'ABS, se volete mettere un tipo di pompa diverso, quindi la tipologia dei tubi dipende da che moto avete e cosa volete fare. Però il montaggio dei tubi è un qualcosa di abbastanza, diciamo... Sì, è un upgrade che va fatto sulle motociclette perché la casa fondamentalmente tende sempre a dare il minimo indispensabile, quindi è un upgrade che va fatto e che migliora di gran lunga la frenata della motocicletta. Praticamente la sostituzione dei tubi in treccia va fatta per fare questo upgrade su quasi tutte le motociclette, per migliorare la frenata, sì, per evitare surriscaldamenti, frenata spugnosa. Ovviamente dobbiamo fare pure i conti con l'ABS, però questa è una motocicletta che ha un buon motore, quindi ABS, quindi fondamentalmente la si sente poco la pompa, e di conseguenza ha avuto soltanto delle migliorie, e quindi consiglio anche un upgrade con pompa radiale. Poi ci sono le preferenze sui vari costruttori, vari produttori, diciamo, di pompe. Però in questo caso, se questo video lo sta vedendo qualche azienda che vuole partecipare e supportare il canale, una bella pompa radiale non ci farebbe schifo. Se me la volete mandare, trovate le email per i contatti nella descrizione del canale oppure qua sotto in descrizione nel video. Il montaggio è stato abbastanza semplice, basta smontare le parti interessate per il passaggio dei tubi, per in questo caso, nel nostro caso, tutta la moto, e niente, questo è tutto. Perfetto ragazzi, ovviamente se siete di Napoli e avete bisogno di un meccanico di fiducia, un qualcuno preparato che sa come mettere le mani e dove mettere le mani, passate tranquillamente in questa officina. In descrizione troverete, non lo so, tu hai qualche social o qualcosa riguardante anche l'officina? Ancora no, perché non ho sentito il bisogno. Comunque, non so se adesso o già prima vi avrò fatto vedere qualche ripresa simpatica dei tubi in treccia montati. Nel caso il video vi fosse piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel pollice in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi, seguitemi su Instagram, e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!